c'era una volta il turbocompressore. Potrebbe iniziare così la favola del turbo Renault arrivato per primo nel mondo della competizione automobilistica. Oggi sentiamo parlare tanto di turbo, su benzina come sul diesel, una parola che ispira potenza, velocità ed emozione. La favola inizia dunque con lo spirito pionieristico di Renault. Fu infatti la prima casa automobilistica ad introdurre il turbo nella Formula 1 che vedete alle mie spalle, facendo esordire nel 1977 il motore V6 1.5 turbo in un parterre alimentato esclusivamente da motori 3.000 aspirati. E così vinse il Gran Premio di Francia a Digione nel 1979 con Jean-Pierre Jabouille ed iniziò una nuova era nell'innovazione tecnologica dell'auto. Renault vincerà 12 titoli mondiali, costruttori di Formula 1, ma non solo. È sempre turbo la Renault 20 4x4 che trionfa alla Parigi-Dakar del 1982 con i fratelli Marot a bordo. È turbo la Renault 5 che Ragnoty porterà al trionfo al Rally di Monte Carlo del 1981, entrando nel gotha delle piccole sportive tutto pepe. Il turbo spopolerà da quella vittoria di Digione, diventando nell'immaginario comune un sinonimo di emozione, di brivido alla guida e di potenza anche sulle auto stradali. Renault presenta così motori turbo che equipaggiano auto stradali, proponendo un nuovo modo di interpretare i piaceri di guida. Nel 1980 arriva sulla Renault 18 il motore turbo, calmo ai bassi regimi ma dirompente appena si schiaccia sull'acceleratore. Anche sulla cittadina di casa, la Renault 5, si affacciano i motori turbo aprendo la strada ad un segmento di piccole sportive che ancora oggi evoca il sogno della velocità accessibile a tutti. Poi segue ad inizio anni 90 la Fuego Turbo, la 11 Turbo, la 9 Turbo fino all'ammiraglia Safran Turbo. Oggi la Mégane RS Trophy, anche nella sua declinazione estrema R, ha sbriciolato il tempo al Nürburgring, equipaggiato col motore 1.8 turbo benzina. Sono 40 anni che nel cuore degli sportivi e degli appassionati la domanda è: meglio turbo o aspirato? La risposta di Renault è chiara. Nel 2019 festeggiamo i 40 anni del motore turbo. Lo facciamo insieme ai modelli sportivi che hanno vinto su pista, ma anche ai modelli della gamma stradale che hanno reso il turbo accessibile a tutti. Il DNA di Renault è da sempre legato al motorsport e oggi lo vediamo ancora di più. Il turbo, secondo Renault, 40 anni di successi dalla pista alla strada.